Dal Pacta Salone di Milano diamo il nostro benvenuto su teatro.online ad Anna Dora Adorno. Ciao, benvenuta. Ciao a tutti. E Nicola Pianzola. Ciao, Ciao. benvenuto. Allora, voi fate questo spettacolo che si chiama Made in Ilva, che sarà appunto qui in scena al Pacta Salone di Milano fino al 26 marzo. È uno spettacolo che immagino già dal titolo si capisce che racconta le vicende abbastanza tragiche di quanto accaduto a Taranto, con tutte le morti bianche, morti di tumore che ci sono state connesse a questa azienda, su cui c'è una polemica anche politica che ormai grava da tanto tempo. Quindi, quanto questo è uno spettacolo di denuncia? Secondo me è uno spettacolo che è molto di denuncia, ma non diretta, cioè noi non parliamo dei dati, non è quello che ci interessa, ma ci interessa più che altro il fatto che lo spettatore sia immerso all'interno di sensazioni, emozioni che sono quelle che provano le persone che vivono a Taranto, appunto abitano a Taranto o che lavorano all'Ilva. Quindi pensiamo che il teatro abbia questa funzione, quella di Sociale. sociale e di far immergere comunque gli spettatori all'interno di una situazione, di fargliela provare, assaporare, sentire. Quali sono le fonti su cui è stato costruito lo spettacolo? Le fonti sono diverse perché noi abbiamo innanzitutto intervistato gli operai appunto di Taranto e soprattutto i giovani operai, quelli che si ritrovano a dover fare diciamo i turni peggiori, le mansioni peggiori, lavorare agli altiforni e via dicendo. Ma non solo, abbiamo attinto anche dalla letteratura, quindi dalla parte alta, dalla poesia, quindi ci sono alcuni frammenti poetici di Luigi Di Ruscio, il poeta operaio, ma anche alcuni frammenti tratti da Lenz di Peter Schneider e poi dei testi scritti da noi, appunto, che formano la drammaturgia dello spettacolo. Nicola, che rapporto c'è tra organicità del corpo e inorganicità delle azioni legate al lavoro in fabbrica? È proprio la dicotomia, la dialettica che abbiamo indagato in tutto il processo di lavoro. Siamo partiti proprio da questa ricerca su ciò che è organico e quindi caratterizza il nostro modo di fare teatro, il nostro approccio al movimento e l'unione con la parola, nella ricerca di una naturalezza per arrivare alla verità. E di conseguenza, di conto, ci siamo trovati di fronte a elementi inorganici, cioè abbiamo ricreato un ambiente inorganico intorno a noi, quindi attraverso ripetizioni di gesti, ritmi frenetici, ossessivi, suoni, musiche, videoproiezioni, qualcosa di Materiali. artificiale, qualcosa anche di molto freddo, asettico se vogliamo, quindi questa lamiera che è presente in scena, questa scala di ferro che viene trasformata in più oggetti, assume diversi significati. Questo per fare in modo che il performer continuasse a lottare per la ricerca dell'organicità, ma interagendo e rispondendo ai comandi di un ambiente inorganico, asettico, di una finzione, di una prigione, diciamo, costruita intorno a lui. Ed è in questa tensione alla ricerca dell'organicità e del proprio bioritmo che si basa tutto il processo dello spettacolo. Sempre Nicola, che cos'è il processo di brutalizzazione? Il processo di brutalizzazione è quello al quale il nostro operaio status symbol cerca di resistere, resistere alla brutalizzazione, cioè tutto ciò che ci porta a essere non umani, a brutalizzarci appunto attraverso l'assunzione di qualcosa che non fa parte della nostra natura, quindi di ritmi imposti, proprio di sporcarsi le mani, di essere sottoposti a ritmi estenuanti, di spersonalizzarsi, tant'è che il nostro operaio arriva a dire di non riconoscere più il suo volto specchiandosi in una maschera di Salvatore. Siamo in chiusura dell'intervista, volete invitare il pubblico a venire a vedere Made in Ilva? Assolutamente sì, vi invitiamo tutti ad assistere appunto alle repliche dello spettacolo dal 23 al 26 marzo qui al Pacta dei Teatri. 20:45, domenica 17:30.
Anadora Adorno, Nicola Pianzola, Made in Ilva, Pacta Salone di Milano fino al 26 marzo. Grazie a entrambi. Grazie, vi aspettiamo. Grazie, ciao.